Ciao Manolo, rieccoci. Ciao. Senti, io ho da cucinare una grossa zucca. Ci farò probabilmente un risotto, ma forse anche dei ravioli. Sì. Al posto del vino, andiamo sulla birra. Cosa ci abbiniamo? Beh, possiamo abbinarci tranquillamente una delle nostre produzioni, come vi ho mai detto toscano, che è la zucca malta. È una birra che si rifà un pochettino alle pumpkin kale, le birre nate con le birre nate per il periodo di Halloween. È una birra fatta con la zucca e l'amaretto di Saronno. L'amaretto di Saronno va a sostituire quello che è il bourbon per gli Stati Uniti. Abbiamo voluto mettere proprio l'amaretto di Saronno per connotarla di più come birra italiana e non fare qualcosa di banale che comunque si sarebbe trovato anche con le altre birre americane. È una birra che sicuramente come piace la presenza della zucca, che non è dolce come si potrebbe pensare, perché la zucca va a lasciare comunque un sentore amaro, si abbina bene anche ai piatti chiaramente di zucca. E sarebbe questa. E se invece passiamo a un piatto un pochino più corposo, un bel secondo, un peposo dell'impruneta, un piattino un po' più particolare, al posto del classico Chianti, che birra ci inventiamo? Per il peposo, per un bel piatto di carne importante, beh, sicuramente ci vuole una birra che regga l'impatto. E normalmente si abbinano birre rosse, birre molto corpose, birre che hanno una gradazione alcolica non, anche non tanto elevata, ma più che altro devono avere un corpo importante. Quando si parla di corpo si parla che si sente, si può quasi masticare la birra, perché la birra è considerata anche come nell'antichità veniva considerata come pane liquido, proprio perché in relazione a quanti malti vengono utilizzati si ha una corposità che può essere paragonabile a quella del pane. Quindi una birra del genere per reggere comunque dei gusti importanti di una carne rossa, di una carne importante come può essere quella di vitello, o addirittura se si va a cercare qualcosa di un po' più particolare, ad esempio cacciagione, cinghiale o anche dei brasati di maiale importanti, sicuramente le birre rosse per tendenti alla mano. Senti, visto che hai rammentato il pane, nel pane come nella birra ci sono lieviti. Lieviti naturali, lieviti non si sa quali, eccetera. Sì. E queste birre che lieviti hanno? Queste birre hanno lieviti, per lo più lieviti selezionati, ceppi di lieviti che sono, per intenderci, lieviti che vengono abbinati ognuno per lo stile e per la birra che si vuole ottenere. Per intenderci le Weiss, che normalmente tanto conosciute, tanto apprezzate, sono birre che utilizzano il lievito Weiss, un lievito che va a richiamare, ad avere dei sentori di banana. Quel sentore di banana matura che si sente nella Weiss è dato principalmente dal lievito. Il lievito ha il suo sapore, il lievito è importante, il lievito nelle birre artigianali è presente. Se si parla invece di lieviti a fermentazione spontanea, come può essere la pasta madre per intenderci nella panificazione, allora bisogna andare su quello che comunque sono le fermentazioni spontanee. Si va a parlare di lambic, si va a parlare di sour, si va a parlare di quelle birre che hanno dei sentori acidi. Quelle birre che sono tanto apprezzate in Belgio, tanto apprezzate nella zona del sud del Belgio, e dove addirittura c'è la certificazione, nel senso che c'è un DOC che è il lambic. Il lambic solo in quella zona lì può essere chiamato lambic. Lambic che poi si declina in Gözer, che sono lambic, un blend di lambic invecchiati, in Creek, framboise, che sono lambic con l'aggiunta di a macerazione di frutta, che può essere la ciliegia, che può essere il lampone per intenderci, che va a attenuare un pochettino quelle che sono le sensazioni di acido. E sono birre che vengono fatte fermentare in fermentatori aperti all'aperto, e prendono quelli che sono i microrganismi presenti nell'aria, quindi lieviti, batteri, muffe, funghi, e quindi hanno un sapore un po' più selvaggio. Senti Manolo, visto che mi hai fatto venire sete, mi ricordi i tuoi orari d'apertura, per favore? Beh, i miei orari d'apertura sono tutti i giorni, dalle 18 del pomeriggio fino all'1:30 di notte. Perfetto, ti ringrazio Manolo.birra. Sì. Ciao grazie e grazie. Grazie a te, ciao.